Boccia respinge l'idea di un passaporto sanitario lanciata da alcune regioni. Boccia esclude una mobilità differenziata a livello regionale. Sugli interventi a favore delle regioni chiarisce il fondo di riparto di 1,5 miliardi. Il governo non lo considera esaustivo. Nessuna regione italiana è in grado di dire oggi quanto ammontano le minori entrate. Una polemica, quella sul passaporto sanitario, che ieri ha visto il botta e risposta tra il sindaco di Milano Sala e il governatore della Sardegna Solinas, che chiede un patentino immunitario per i turisti lombardi in arrivo sulle spiagge dell'isola. Il primo cittadino di Milano è arrivato a dire: quando deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò. Mentre scienziati e amministratori si dividono sulle iniziative del governo in vista del 3 giugno, in attesa degli ultimi dati che saranno diffusi il 29 maggio, sui quali si baserà la decisione del ministro della Salute Speranza, del comitato tecnico-scientifico del presidente del Consiglio Conte, c'è chi frena sulla riapertura di Lombardia, Liguria e Piemonte, definendola prematura. Diversi gli elementi che hanno portato a dire che in queste aree del paese la curva del contagio è tutt'altro che sotto controllo. In queste regioni si rileva la percentuale più elevata di tamponi diagnostici positivi, il maggior incremento di nuovi casi a fronte di una limitata attitudine all'esecuzione di tamponi diagnostici. Incidenza per 100.000 abitanti, quando la media nazionale è 32, in Lombardia è il dato infatti 96, Liguria 76, Piemonte 63.